Cari amici ben incontrati e buon venerdì 5 febbraio. Iniziamo questo nostro incontro sempre invocando il dono dello Spirito perché con Lui, in forza della Sua presenza, il nostro cuore si apra al dono della parola e ci sia dato di comprendere meglio e di amare di conseguenza Gesù, dono del Padre. O Santo Spirito, grazia del Padre, vedi la mia miseria, visita il mio cuore. Avverto nel mio cuore chiusura, durezza, incredulità. Visitami con la tua luce. Avverto nel mio cuore indifferenza, stanchezza, sconforto. Visitami con la tua forza. Ridonami vita nuova. Che io mi apra la parola di Gesù, che accoglia il suo invito a farmi vero missionario del Regno, discepolo in cammino, povero, fiducioso e gioioso. Amen. Il brano del Vangelo di oggi ripropone ancora una volta l'episodio di Erode e il Battista. Erode, che conosceremo come personaggio strano, inquieto, contraddittorio, e il Battista come testimone fermo, sicuro, chiaro di Dio e delle esigenze di Dio nella storia e nella storia degli uomini. Siamo al capitolo sesto del Vangelo di Marco, i versetti 14-29. In quel tempo il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva, Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano, è Elia. Altri ancora dicevano, è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva, quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode, non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla, «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte, qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre, che cosa devo chiedere? Quella rispose, la testa di Giovanni il Battista. E subito entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo, voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento dei commensali, non volle opporre un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio,
la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Un brano che abbiamo ascoltato più volte e che è interessante per noi per entrare un po' nel mistero del cuore dell'uomo. Da una parte noi abbiamo Giovanni il Battista che con chiarezza e fermezza, aderendo alla propria coscienza, dice la parola di Dio a Erode. Gli dice: non ti è lecito prendere per moglie colei che è moglie di tuo fratello. È un'accusa che fa al potente di turno. Giovanni, fermo, deciso, per questo imprigionato e per questo sarà ucciso, decapitato. E dall'altra figura contraddittoria di Erode, il quale veramente è un uomo dal cuore confuso, dal cuore contraddittorio, dalle emozioni più strane, più profonde e più, come dire, in lotta tra loro. Vediamo un po' meglio. Nei confronti di Giovanni il Battista, Erode si sentiva da una parte condannato e quindi soffriva per essere condannato, dall'altra però lo temeva perché parlava il vero e aveva un modo di vivere autentico, genuino, secondo Dio. E quindi non voleva, pur avendolo messo in prigione, non voleva consegnarlo al capriccio della moglie e della nipote. E quindi lo custodiva in prigione, temendo che la moglie, Erodiade, disponesse per capriccio di Giovanni. E quindi nei confronti di Giovanni un atteggiamento contraddittorio, di chi ha tratto, pur essendo condannato, di chi vigila su di lui perché non venga poi consegnato alla morte. E poi c'è il comportamento che ha nei confronti delle due donne. È totalmente succube, si lascia ingannare dal capriccio della moglie e della figlia della moglie. Consegna la testa di Giovanni il Battista. E poi nei confronti di commensali, di coloro che erano stati invitati alla festa di compleanno, un atteggiamento orgoglioso di chi non vuole tornare indietro sulla parola data, anche se la parola data sarebbe risultata poi del tutto contraddittoria della legge, del buon senso, della legge umana, della legge di Dio, del mettere a morte un innocente. Ecco, rifletto molto su questo brano del Vangelo perché io ricavo per me questo invito: attenzione ad aver cura del cuore, a non lasciarmi dominare da sentimenti contraddittori, purificare il cuore perché la coscienza arrivi a parlarmi la verità, il bene, ciò che devo fare, che di fronte a quello che devo fare io non sia condizionato da sentimenti, non so, di invidia, di gelosia, di odio, di vendetta, ma che abbia il cuore purificato perché così possa essere in grado di compiere ciò che è bene agli occhi di Dio, alla voce della coscienza e di fronte agli altri. La cura del cuore è questa che mi sento di chiedere nella preghiera al Signore: Signore, donami un cuore puro, un cuore
purificato da tutte le varie espressioni di male che possono albergare in esso: l'orgoglio, l'invidia, la superbia, la gelosia, la vendetta, la mancanza di amore e di cordialità veri. Purifica il mio cuore e poni in esso la forza, la luce del tuo vero amore. Amen. Benedetti, benediciamo. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona giornata. A domani, se Dio vuole.